Grazie Presidente, ringrazio anche l'Associazione del Mondo che vorrei. Io replicherò pari pari l'intervento che ho fatto in occasione della commemorazione al Consiglio Comunale a Viareggio. Questo paese ci strazia il cuore, ci devasta l'anima da troppi anni. Troppe stragi hanno seminato dolore, sfiducia e sconforto. Dobbiamo dar voce al dolore silente, dobbiamo far parlare il dolore, dovrà urlare nelle piazze questo dolore, che con l'impianto giuridico che abbiamo in Italia purtroppo si trasforma in rabbia e talvolta in impotenza. L'impunità che è regina purtroppo in questo paese, e lo dice l'associazione Il Mondo che vorrei, e tutte le associazioni di vittime di stragi senza colpevoli, questa impunità vuol far regnare l'impotenza davanti ai diritti sovrani dei cittadini. Come Movimento 5 Stelle ci adopereremo perché la rassegnazione non vinca in questo paese, perché l'indignazione è troppa e inenarrabile e oggi dà spazio soprattutto alla voglia di verità, di legalità, di dignità, di sicurezza e di trasparenza. E sarà proprio questa ricerca la leva per poter togliere lo sfascio, l'incuria e l'arroganza che hanno governato in questo paese questi processi. Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle si rende, come da sempre, davanti a tutte queste stragi, soprattutto anche in Toscana, a disposizione e farà tutto ciò che è in suo potere e possibilità affinché le associazioni come Il Mondo che vorrei abbiano voce e per poter togliere definitivamente il condizionale nel vostro nome. Grazie.